Buongiorno, buonasera, anzi buonasera per me, per voi potrebbe essere anche buongiorno, buonanotte o forse anche buon mattino. Ringrazio Laura Panzani per il complimento. Alcuni sì, notano degli. Sì, ogni tanto faccio dei lapsus, ieri ho chiamato varie volte Alessandrini Castelli. Questi video sono fatti un po' alla buona, nel senso credo che chiunque venga a vedere questi video non si aspetti, anche perché non sono preparati, quindi è come se fossero in diretta, quindi qualche cosa la Marzullo ci sia postata, nel senso, quindi pigliateli un po' così. Però, nel senso delle cose, quando parlo di psicanalisi, le cose che dico magari con qualche sono prese da libri veri, ecco, non è che vi do notizie così ambaradà. Oggi torniamo nei mitici anni 80, perché la mia generazione, sono del 68, nel 78-79 apparve il primo anime che noi si chiamava cartone animato nella nostra vaghezza e ignoranza degli anni 70, che era Golden, che quindi cominciarono a apparire dei cartoni animati giapponesi. Tra questi c'erano diversi, vari tipi, insomma, cioè noi non abbiamo iniziato a leggere i manga, che all'epoca non neanche esistessero. Poi sono arrivati dopo, perché sono arrivati prima quelli che noi, per noi erano i cartoni animati. Io continuo a chiamarli cartoni animati. Qualche volta a scuola un ragazzo mi ha ripreso, dice, questo si chiamano anime, sì, dico. Animation, cioè anime è semplicemente la giapponizzazione del termine inglese, in realtà poi tutto lì. Cioè, poi credo il meccanismo della creazione sia lo stesso, credo che gli studi grafici giapponesi, io so, facciano Mago Burubu, che fanno la stessa roba, poi voi direte, ma le anime giapponesi sono fatti con contenuti diversi. Vabbè, allora anche quelli cartoni animati italiani, cioè ovvio, se guardo la Gabbianella e il Gatto è ovvio che è diverso da La Sirenetta di Walt Disney, che discorsi da piffero sono. È ovvio che ogni paese metterà nei cartoni animati o come li vogliate chiamare, contenuti diversi, culturalmente diversi. Ma cioè, non è che allora dico, che non so, devo chiamare francesi o mocio, se non pazzisco, capite? Chiamo cartoni animati e va attaccate. Nel senso. Anche perché io l'ho visto prima di cioè, la mia generazione li ha visti prima di quelli che sono venuti dopo, che oggi fanno tutti i saccenti. Cioè, noi siamo per la prima volta venuti in contatto con il mondo giapponese, quindi abbiamo visto Goldrake, Mazinga, G-Robo, e tra questi ovviamente c'era anche Sanpei, Sanpei, il ragazzo pescatore. Quindi quando l'ho visto in libreria ho detto Sanpei sarai mio. Ovviamente io non leggevo l'anime, non leggevo il manga o come si chiama, il fumetto, questo è il fumetto, so, si chiama fumetto, fumetto bandesimè, chiamatelo veramente come vi pare perché nomina su conseguenza rerum. Qui c'è scritto Love Manga, quindi immagino Star Comics. Quindi non leggevo il fumetto, il manga, ma guardavo il cartone animato con la sigla Sanpei, invece c'era la sigletta di Sanpei, che ci stupiva questa, cioè, c'era l'Ape Maia, che anche quello è Noi siamo cresciuti con l'Ape Maia, che era un anime giapponese, c'è cioè, Heidi, Dolce Remy, tutti ce li siamo fatti. Ci siamo sparati un massacrio, solo che erano diversi da quelli che circolano oggi. Quindi, Capitan Harlock, vogliamo parlare di Capitan Harlock, Lamue, Ranma e mezzo, che qualcuno ha detto che riguardava anche lui, e anche noi riguardavamo, è molto censurati, perché poi non sulla Rai, ovviamente, c'è cioè, alcuni anime. Ne erano mandati in teledipendenze un po' più private, perché la Ramma che si trasformava in ragazza, capite? Tanta roba per quei tempi, tanta roba. E quindi c'era questo, no, questo era assolutamente innocente, perché Sanpei, la copertina della Star Comics, il cane abbaia, giustamente, cane abbaia, a prescindere, lui è un abbaiatore. Abbaiatore di video, tutti i miei video hanno questo sottofondo bau bau bau. Quando uno da dire come si fa a riconoscere un video di Hokusai, basta sentire sottofondo un bau 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 e questo riconosce il video che è mio. È un po' la mia colonna sonora, certo, si potrebbe avere di meglio, ma insomma, i mezzi sono quelli tipo gruppo TNT e tant'è. No, guardate la copertina della Star Comics con questo salmone. No, sarà un pesce giapponese che io ignoro. Si chiamano Yaju, Ayu, qualcosa di simile. La pesca degli Yaju, qualcosa di simile. Ora, io non so che razza di pesce sia questo, però guardate. Ora, bisogna fare un discorso un po' più lontano. Per
Takao Yakuji ovviamente è nato nel 39 e morto nel 2020. È ovvio che è della vecchia guardia, la vecchia Mama Sarampa. Quindi di quegli anime o manga che avevano, cioè nel senso la storia di Sanpei è questa. Lui è un ragazzo pescatore, va a pescare, c'è cioè un pesce difficile che slotta un po' e può pescare pesci. Se tu ti guardi 50 cartoni animati così sei deficiente. No, ma c'è una filosofia dietro, no? È ovvio che noi guardando Sanpei, che come storia capite che diventava piuttosto strage, vista una volta, dice, vabbè, Sanpei pescatore, lui è Sanpei, con il Pei, la fidanzata, che non è fidanzata, però insomma ci fa un po' gli occhi dolci, poi c'era il pescatore samurai, insomma c'è il pescatore samurai, non è samurai, però c'è sempre... Faccio vedere un po' di c'è sempre in questo fumetto c'è veramente la filosofia giapponese, cioè la filosofia zen giapponese del Dao. Sanpei è un pescatore, quindi, però nella sua ossessione del partito, io da ragazzino andavo a pesca, pigliavo una canna di lago, quindi ci attaccavo un filo e buttavo l'esca e stavo lì, non è che mi stavo. Qualche volta pigliavo qualcosa, molto spesso niente, ma insomma era una cosa molto semplice. Qui è una sorta di insomma, samurai della pesca, però, e vederla a noi ragazzi era un po' strano, perché poi sembrava, in questa ossessione perfezionista per un'attività che in fondo, vabbè, da pesca non è che uno ci pensa, cioè non è che sto costruendo un missile nucleare, però è la filosofia del Tao, cioè della via, in cui la pesca, la cerimonia del tè possono, la calligrafia in se stesse non sono importanti per se stesse, ma come uno strumento per perfezionare se stessi. Quindi Takao Yaguchi ci introduceva, senza neanche dircelo apertamente, ma per un giapponese era ovvio, per noi un po' meno ovvio, alla via dello Zen e del Dao, nel senso anche i disegni. Questi rispetto ai manga moderni, guardate questo, insomma, sembrano delle illustrazioni d'Hokusai, qui la dipendenza da Hokusai come incisore è ovvia, nel senso come i grandi incisori giapponesi dell'Ottocento. Però è molto spesso, qui ancora di più, il volto è assolutamente, cioè questo volto qui è assolutamente, non dico irrealistico, ma di più, con questi occhietti così, con questa boccuccia così. Allora direte che voi direte, vabbè, Takao Yaguchi non sa disegnare, è stipifferi perché a volte poi fa, qui c'ha delle, chiamiamole splash page, non so, insomma. Cioè, come tutti i disegnatori orientali, lui si interessa al paesaggio, cioè la figura umana per lui è assolutamente secondaria, esattamente l'opposto di Michelangelo. Cioè, se voi pensate a Michelangelo, è esattamente l'opposto. Michelangelo non ha mai disegnato un albero, che, sì, sì, ha disegnato gli alberi nella cacciata del paradiso, perché doveva disegnarne uno per forza, ma capite che Michelangelo che disegna alberi e non è Leonardo. Guardate questi disegni della natura. Quindi capite che la filosofia, questa storia qui in realtà sta in questo numero, Sanpei ha l'appendicite, quindi manda a pescare Ippei, che è la sua fidanzata, ma lei non, cioè lo sono, cioè sta la storia, ma non, cioè quello che poi stupisce rispetto a certi, chiamiamoli manga, chiamiamoli dove, diciamo la cosa esibita in tutto il suo splendore, la sessualità, intendo dire. Qui erano proprio di una castità, cioè loro si guardano, passano il tempo a litigare tra di loro, tu capisci che sono innamorati, persi, ma non l'ammettono, quindi passano, lui e lei va a pescare, che ne frega niente della pesca, ma sta solo per stare con Sanpei. Sanpei, che ha questa fissa della pesca, ovviamente non la considera di striscio, e noi guardavamo episodio per episodio, c'erano sempre queste scene, queste storie dove lui, c'era cioè il nonno Ippei, che qui è morto purtroppo. Il nonno Ippei ci rimandava Aio, Iaio, vabbè, guardate le illustrazioni di
degli Yaguchi, però ripeto, queste cose io non le ho lette nei fumetti. Io guardavo il cartone animato di Sanpei, cioè quello che voi chiamate anime, nel senso, guardavo questo cartone animato, e certamente, sebbene no, all'epoca non avessi minima idea della filosofia Zen, però riuscivo a capire, pur essendo un bischero, che c'era una filosofia dietro questa, che era diversa da quella occidentale, perché pensate, un occidentale che fa una storia di uno che va a pesca. 50 numeri di uno che va a pesca. Va bene, interessante. Infatti c'è un'intervista qui perché ovviamente Takao Takashi è morto nel 2020 e lui faceva queste storie negli anni 70, quindi insomma, tanti anni fa, nel senso che noi, cioè, poi fecero ovviamente dei cartoni animati che voi chiamate anime, e noi, io conoscevo Sanpei come anime, insomma, sapevo anche la sigla un tempo. E naturalmente, guardando questo, c'erano a quei tempi vari anime o cartoni animati che erano tutti incentrati su vari sport, nel senso la pallavolo, le ragazze da pallavolo, addirittura sul calcio, non mi ricordo come si chiamava, onestamente qualcuno. Però questo di il nome è purtroppo l'età, capite, in calza, Takao Yaguchi. Essendo su uno sport onestamente per un occidentale poco inclusi gioco interessante con la pesca, in realtà aveva la possibilità, che era tipo sui volti come nei cartoni animati che guardavamo noi da bambino, aveva la possibilità di introdurre il rapporto uomo-natura molto più, cioè in tutti questi cartoni animati c'era sempre qualcuno che voleva eccellere in qualcosa e ovviamente seguiva un Dao, una via per eccellere, quindi rimanda al concetto cinese di Tao o di Dao. Bushido è Bushido il Do, quel Do finale, l'arte della guerra, credo qualcosa di simile, Bushido, l'arte delle armi, Do, quindi il concetto di Dao che poi è semplicemente traslato in giapponese diventa Do. E capite che illustrava una filosofia per certi versi simile a quella che abbiamo visto in Morte di un maestro di tè, quindi fare il tè, che chi se ne frega come fa il tè, e invece la cerimonia del tè per chi sa qualcosa di Giappone, insomma è una cosa molto importante. Tra l'altro io ho letto anche il libro Morte di un maestro di tè perché era un romanzo. A un certo punto Sanpei, quando è in ospedale, ha un sogno e lo becco e rivede il nonno Ippei. Il nonno Ippei era quello che nei cartoni animati faceva le canne da pesca. E a un certo punto il nonno svanisce e rimanda proprio alla scena finale di Morte di un maestro di tè, dove il discepolo insegue il maestro che si avvia per una strada sconosciuta e scoscesa. Quindi per noi negli anni 90, 80, 70, 80, 90, insomma, fino a che guardavamo queste cose, ci siamo avvicinati non ai manga, cioè la nostra generazione non si è avvicinata ai manga, per questo io non sono un lettore di manga, pur essendo stato tra i primi in Italia ad aver visto Goldrake, cioè io sono stato uno tra i primi ad aver visto Goldrake, so anche la sigla, Vangelini dice, ma le sigle erano quelle che erano, anche Lupin. Ce ne siamo guardati. Naturalmente la nostra generazione è portata ad aver visto degli anime che oggi sono sopra storia per gli appassionati odierni di anime, cioè. Però questo qui rimane un capolavoro assoluto perché io guardo queste scene di pesca, queste qui sembrano delle stampe ottocentesche di Hokusai o di vari altri, ora non mi vengono i nomi in mente perché guardate questi pesci, sembrano veramente delle stampe di ottocentesche, guardate la perfezione della resa del pesce e guardate cioè l'uomo è proprio l'arte, questo vi consiglio di prenderlo perché capite che esattamente come Hokusai, che ritorno sempre al concetto, qui la derivazione è ovvia, è talmente lampante che credo non ci sia. Allora, questa è la scena di Samurai, dovrebbe essere un altro libro. Però guardate la resa degli animali, che è perfetta, e poi l'assoluta
E poi dice, no, i volti sono ovviamente, questa è una tigre, i volti sono assolutamente stereotipati, soprattutto da qui non ci sono molte donne, questo è proprio beccato il libro dei samurai, ovviamente di donne ce ne sono poche, però i volti non c'è una resa realistica del volto, no? Il volto si fa a quattro linee e pace, chi se ne frega, perché è proprio la filosofia zen. Lo stesso, ora, sembra blasfemo, ma è lo stesso concetto. Quando Takao Yaguchi deve rendere il volto di Sanpei, fa delle cose stranissime per noi occidentali, con dei volti assolutamente stranissimi. Quando poi deve rendere l'ambiente fisico naturale, è di una. Guardate le piante, le foglie di questi alberi, è di una precisione assoluta. Per chi conosce l'arte giapponese, anche quella classica, è ovvio che questi autori, rispetto a questi moderni, l'altra volta ho citato Death Note, che pur essendo anch'essi, è ovvio che c'è sempre un po' lo stesso pensiero, però la natura in se stessa, il pensiero classico giapponese zen qui emerge poco perché ovviamente sono tutte scene metropolitane, ergo per cui insomma ci si muove, cioè, e sono cose un po' più sotto traccia, mentre se voi prendete Sanpei il carattere zen di questo fumetto è assolutamente ovvio. Vediamo anche Takao Takashi, il vero nome è Takao Takashi. Takao Yaguchi è il nome d'arte, nato nel 39 nella città di Masuda, distretto di Hiraka, prefettura di Akita, che io proprio ci vado sempre tutte le sere. Cresce in un umile villaggio in mezzo ai Monti Ou, si capisce, distante 20 km, più vicino centro cittadino. Vabbè, ovviamente anche lui, cioè, chi ha fatto questo fumetto, è ovvio che ha avuto un'infanzia come la mia, sebbene in Giappone, ma infanzia in Val di Chiana, noi si andava a sguazzare fossi, pelate. Cioè, chi ha fatto questo fumetto si capisce che ha sguazzato, e mentre i ragazzi d'oggi non sguazzano più perché stanno attaccati al cellulare. Quindi, e si capisce proprio dal fumetto. Ha lavorato 12 anni in banca, a 30 anni si trasferisce a Tokyo dove intraprende la carriera di fumettista. Nel 73 comincia la pubblicazione di Sanpei, quindi questo fumetto è addirittura nel 73 viene pubblicato, quindi capite che. Però vi consiglio di riprenderlo se vi capita. Io l'ho preso perché costava 12 euro, insomma, Star Comics, però veramente Sanpei è Sanpei, nel senso che se queste storie, ora c'era per esempio anche l'amico di Sanpei, che non trovo ovviamente, che se no sarebbe troppo semplice nella vita trovare le cose, troppo semplice, perché Sanpei è un ragazzino ed è amico di un altro pescatore con una cicatrice che ovviamente rimanda anche all'etica dei samurai. Ancora non riesco a trovarlo. Ah, è questo qui. Questo qui con la cicatrice in un occhio, eccetera, eccetera, che ovviamente ogni pescatore, cioè c'è proprio l'etica del maestro, del sensei, cioè c'è proprio la filosofia giapponese classica, perché si capisce che il nostro, appunto, Takao Yaguchi è uno che, insomma, cioè leggendo questo fumetto entrate molto nel modo di pensare giapponese, più di quanto ci possiate entrare con questo. Perché questa è ancora, diciamo, le fonti più primitive, cioè più originali del pensiero giapponese, la filosofia zen, il buddismo zen, l'idea dell'uomo che non è sopra la natura, ma che l'uomo è dentro la natura. Per questo l'uomo viene disegnato in maniera assolutamente così ridicola. Perché noi, nel pensiero occidentale, l'uomo, nella Bibbia, l'uomo è il dominatore della natura. Nel pensiero buddista zen, l'uomo è una parte della natura, quindi neanche la più. Cioè, quindi, nelle stampe anche giapponesi o cinesi, l'uomo vedeva una figurina piccolina persa in un paesaggio, e quello è l'uomo, tanta roba di diversità da noi. Quindi può essere cioè, secondo me, con Sanpei entrate nel pensiero giapponese più tradizionale, forse anche più bello, nel senso veramente anche i volti sono molto anni 70, nel senso questo Giappone che descrive ancora contadino, ancora molto primitivo, insomma, molto, cioè, totalmente cambiato. Cioè, il Giappone del 70 di oggi, e sono due mondi che, come l'Italia degli anni 70 di oggi, è completamente cambiata.
oserei dire in peggio, ma questo sembra di essere, ma non lo so se in peggio o meglio. Quello che certamente manca ai ragazzi di oggi è andare a sguazzare nelle pozzanghere che noi facevamo. Avendo cellulare, non si sguazzava e si andava a pescare, si spezzava una canna, cioè non stavamo. Vabbè, altri modi, altro tempo, non voglio fare il catone in censore, passo e chiudo.